organizzatori di questi cantieri, sono molto onorato, lieto, grato di essere qui. È tutto in su, non capisco. Ma guarda un po', cambia microfono, perché questo sembra che abbia perso il suo cursore, sì, guarda un po'. C'è quello farlocco. Grazie, sono molto onorato ed emozionato di essere qui a parlare in questa sede dove ci sono i documenti dei quali mi dovrei occupare. Quello che vi presento oggi è un vero cantiere che è appena cominciato. Dovrei essere un poco più avanti nel mio lavoro, ma insomma, la difficoltà di accedere agli archivi mi ha rallentato, e quindi mi limiterò a presentarvi, cioè a leggere insieme a voi qualche testo per dirvi qual è il mio desiderio, il mio progetto di lavoro intorno a questi testi. Si tratta davvero di un progetto che dovrebbe essere presentato per un finanziamento al Fondo Nazionale Svizzero, come è giusto che faccia da professore in Svizzera. Questo garantirebbe la possibilità di far lavorare uno o più giovani su questi documenti, su questi due carteggi di Carlo Di Orisotti con Garosci e con Agosti, ma tengo a dire che, data l'aleatorietà delle valutazioni dei comitati, è per me di così primaria importanza che, come dire, il mio desiderio è di volontà di occuparmene comunque. Allora, non c'è bisogno in questa sede di ricordare, tantomeno davanti a Mariolina Bertini, di ricordare chi è Carlo Di Orisotti. Per me è, che insegno storia della critica, oggi, diciamo pure, dopo Francesco De Santis, lo storico della letteratura italiana più importante nel secondo Novecento. Dal mio punto di vista, lo dico in modo un po' semplice, forse banale, confrontare così due giganti, ma è il De Santis del Novecento. Il novatore. Sì, quando ero ad Aosta ho fatto parte del comitato scientifico della Fondazione Sapegno, Bruno Germano teneva molto a qualificare Sapegno, il De Santis del Novecento, per dire i compendi, eccetera, eccetera. Invece mi sono convinto, non perché ho cambiato sede, che il De Santis del Novecento sia invece, per le ragioni che suggeriva Ersilia Alessandrone, sia Carlo Di Orisotti. A cominciare da questo classico della critica italiana, che è Geografia e storia della letteratura italiana, che è un libro che, Orisotti lo sottolinea più volte, arriva tardi, lo pubblica quando è quasi sessantenne, raccogliendo saggi che datano, a cominciare da quello dal titolo, dalla fine degli anni 40. E prima, va ricordato, era stato da Erudito l'autore dei monumentali capitali indici del giornale storico della letteratura italiana, se non ricordo male la data, nel 48, ed è il libro con il quale arriva l'insegnamento universitario fuori Italia, in Inghilterra, essendo questa condizione di professore all'estero, schemontizzato, un tratto caratteristico, lo sappiamo, della personalità di Carlo Di Orisotti. Rapidamente, per avviarmi alle letture che vi voglio proporre, tengo molto, ho già avuto occasione di proporre, a questo raffronto tra i testi che vedete visualizzati al video, per i tratti che sono evidenziati dai due eredi. Nel primo, che tratto da questo volume, che anche questo conoscete bene, a cura di Giorgio Panizza, al quale dobbiamo i primi scavi fondamentali che permettono questo tipo di lettura, è un articolo del 44 su Nuovi quaderni di giustizia e libertà, firmato con uno pseudonimo, Carol Botti, pseudonimo un po' strano, in realtà echeggia
il nome di un personaggio molto caro, storico, molto caro a Dioniso Otti in quanto tale, e perché la monografia su Carlo Botta l'aveva scritta suo nonno, Carlo Dioniso Otti Senior, figura importantissima di magistrato laico, che ha contato moltissimo nella formazione di Dioniso Otti, anche se come memoria familiare, via dei libri, eccetera, il quale scrive appunto una vita di Carlo Botta. Quindi questo pseudonimo con il quale Dioniso Otti si propone in Quaderni di Giustizia e Libertà attinge a questa tradizione. Ma la cosa importante è che, scrivendo in questo articolo della morte di Gentile, catalizza la cifra di metodo che rimane negli anni 40 fondamentale per tutta la carriera di Carlo Dioniso Otti, a cominciare da Geografia e Storia della Letteratura Italiana, che riprende questo criterio nel suo titolo, dove dice Dioniso Otti, parlando di Gentile: ora il gioco è finito, siamo nel 44, quindi, come dire, materia urgente, si combatte un duello ad armi uguali su un terreno chiuso e stretto che non dà scampo né di spazio né di tempo. Geografia e Storia, un terreno chiuso e stretto che non dà scampo né di spazio né di tempo. 5 anni dopo, nel testo che è la sua conclusione per l'insegnamento universitario in Inghilterra, e poi diventa il capitolo che dà titolo a Geografia e Storia, in dialogo con Croce, eccetera, pubblicato nel 51, si può discutere se quella in una letteratura che importa l'offerta che essa reca di umana poesia soffrono distinzioni, e quindi il dialogo con Croce, distinzioni, e definizioni di spazio e di tempo. E qui c'è quello che Dioniso Otti aggiunge a De Sanctis e a Croce. In questa attenzione a varianti di geografia e storia, di spazio e di tempo, ma con una sensibilità che avete visto qualche anno prima, scrivendo sui Quaderni di Giustizia e Libertà, matura nella testimonianza sulla morte etica, civile, sulla morte di Gentile. E rimane poi quella cosa, non vi ho fatto la rassegna di tutti i luoghi dove queste coordinate di spazio e tempo Dioniso Otti le ripropone costantemente, ma solo nell'altro importante ed eponimo capitolo di Geografia e Storia della Letteratura Italiana, cioè nel 60 oramai, Chierici e Laici. Vero è che tutti ancora in Italia dipendiamo da una tradizione storiografica che è stata più lungamente che altrove eloquente e decorativa, anche è stata per conseguenza e contrasto più semplicemente che altrove speculativa, incurante prima e poi delle questioni reali di spazio e di tempo. Ci tenevo a mostrare questo, perché il metodo di Dioniso Otti, se si può parlare, credo si possa, di fronte a questa cifra di metodo o di stile di lettura, di attenzione ai testi, nasce insieme alla testimonianza civile. Sempre tra i testi pubblicati nel volume che ho mostrato prima, vediamo poi quale grado di sensibilità e, diciamo pure, di non conformismo nella sua testimonianza civile arriva Dioniso Otti, scrivendo, argomento che ci interessa in questa sede, del Partito d'Azione. Siamo sempre, diciamo, ancora negli anni 40. Mi è caro questo testo, per una ragione che tra poco vi dico, è un modo di leggere all'esperienza azionista, trovo originale, tutta dionisottiana, che ne rimane segnato dall'esperienza azionista vissuta soprattutto a Roma, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, ne rimane segnato, ma ne prende anche le distanze. Dirà: l'esperienza azionista mi ha vaccinato per sempre dal rischio di ritenermi uno fra gli eletti, di ritenermi, insomma, non è quella, diciamo, cantimoniana degli eretici, la prospettiva di Carlo Dioniso Otti, e questo di nuovo viene dall'esperienza e dal confronto con il Partito d'Azione, del quale scrive: qui conviene decidere se il Partito d'Azione
possa ancora fare leva sulla classe operaia, stando alla consapevolezza e all'esercizio di individuale responsabilità del lavoro, all'infuori e contro la tutela della burocrazia statale, oppure no. In questo secondo caso, ferma restando la sollecitudine di attrarre a sé gruppi singoli di operai, una prospettiva gobettiana, se non piuttosto, esso debba rivolgersi alla classe impiegatrice e piccolo borghese, mirando a redimerla. Questa sì attende ad essere redetta da quella supina e sfilacciata insieme egoisticamente a corpo acquiescenza che ne ha fatto uno dei sostegni principali del fascismo, e avviandola invece robustamente organizzata a una vita politica più alacre e arrivosa. Brano capitale, trovo, anche per leggere l'esperienza azionista, come è stata, come avrebbe potuto essere, insomma, tutti i nostri ragionamenti su quali voi siete molto più competenti di me. Ma è un'altra la ragione per cui questo brano mi è caro. Non bisogna dimenticare che, anche se, diciamo, guarda a questo autore con una certa distanza, ma anche con una profonda affinità, Dioniso è stato compagno di scuola di Mario Soldati. Dai gesuiti al sociale, non è un dazzellino, è uno che viene dal sociale. E che cosa c'è, che cosa vedo dietro questo brano, con questa attenzione a questa burocrazia statale che c'è costata al fascismo e che va redenta? Le miserie del signor Travella, che è un film del 45, c'è la stessa idea di questo brano, e è segno di affinità profonde che il lavoro a questi carteggi chiede di dipanare modo di mettere in luce. Vengo alla seconda parte di ciò che vi voglio dire, cioè più strettamente alle due figure, soprattutto a una, ad Aldo Garrosh, dei due carteggi di quali mi vorrei occupare, che ho letto in estate. Ad Aldo Garrosh, come sono arrivato poi a questa idea? Perché l'unica pagina scritta nel 67, quando Geografia e Storia della Letteratura Italiana esce, e non, diciamo, risalente a una stagione che precede, è un testo fondamentale, una grandissima pagina, oltre che di critica letteraria, di prosa civile e morale italiana, la premessa edetica del libro, il quale libro è una premessa edetica molto articolata, cioè premessa che contiene alla fine la dedica, il libro è dedicato per nome e cognome ad Aldo Garrosh, e attraverso Garrosh da tutto un mondo e gruppo di amici che poi intorno al quale siamo riuniti, alcuni dei quali, molti dei quali sono stati citati ieri e oggi. E io sono profondamente legato a questa pagina perché in tempi non facili per la disciplina di insegno italianistica, in tempi non facili per l'università, non facili per la scuola, personalità che si sono misurate con Hitler e con Mussolini hanno molto da insegnarci, se, diciamo, ci viene da compiangerci, da lamentarci, eccetera, eccetera. Questa pagina è davvero fondamentale. E ve la leggo. La leggiamo insieme. Era difficile in tali condizioni applicarsi allo studio della letteratura italiana. Guarda a sé, dal 67, per l'esperienza che è stata la laurea con Vittorio Chan, e tutto il lungo percorso che lo porta all'insegnamento universitario, gli indici del giornale storico, i saggi che poi entrano in Geografia e Storia. Pure Garrosh vi si applicò liberamente e da pari suoi, facendo le sue prime prove, lo sappiamo, degli ultimi numeri del Barretti, quando Moretti non c'è. A me sembrava allora una via senza uscita. Al fondo, il nobile castello della meridionale storia del Santis, e intorno le modeste casette della meridionale letteratura della Nuova Italia. Ai fianchi qualche slargo per la contemplazione di una remota poesia. Restava la speranza, cui finì con l'appigliarti, di un'Italia diversamente nuova, più libera, però anche più articolata, più fedele alle sue tradizioni medievali e rinascimentali, l'Italia medievale umanistica con Milano, cioè quel che per essa era diventato patrimonio comune della città europea, ma questa speranza che ben poteva giustificare una dedizione intera allo studio della letteratura italiana
non avrebbe forse retto alla solitudine di una vita mediocre. Certo, non l'avrebbe illuminata. Bisognava, per questo ne retto, che per evidenziare l'intensità di questo brano e l'importanza che fosse la speranza e il proposito di un gruppo di uomini piccolo ma compatto e deciso a non volare. Così fu Torino per me, la dedica di quel libro, questo libro ne consegue, non perché io voglia rendere gli amici di allora e sempre quelli che generosamente mi hanno donato, ma perché su un saggio, quale che sia il mio lavoro, resti scritta la testimonianza del mio debito. Ecco, la faccio breve, il tempo corre. Rendere gli amici di allora e di sempre quelli che generosamente mi hanno donato. Mi sono detto che per capire un po' meglio, a fondo, dall'interno, questa per me capitale dedica, bisognava proprio leggere questi capitoli. Garoshi prima, tra l'altro, quando mi determinavo a fare questo, usciva di Garoshi a cura di Marina Bertini, anni di Torino, anni di Parigi, che mi predisponevo ulteriormente, diciamo, su questa strada. E poi ho due formidabili strumenti che facilitano il mio lavoro, la biografia di Garoshi, anche quella fresca, diciamo, di Daniele Pipitone e di Paolo Borgna, la biografia di Agosto. Quindi il mio compito è davvero molto facilitato da questi libri, da questi strumenti. Direi, perché il tempo scorre, non voglio essere rispettoso dei limiti che sono dati, tralascio alcune cose, mi concentro su una lunga lettera che, se avete pazienza, leggerei integralmente insieme a voi per poi concludere. È una lettera non con Garoshi, vi avrei voluto leggere una lettera nella quale Garoshi ringrazia Donizotti per l'invio di Geografia e Storia della Letteratura Italiana. È una lettera molto bella, dico solo questo, ringrazia l'amico anche per la dedica e gli dice: tu sei lì dentro, sei in quel libro, perché sei un grande storico, eccetera, ma come può essere un autore dentro un libro di poesia? E capisce una cosa straordinaria, cioè la profonda ispirazione di Geografia e Storia della Letteratura Italiana, il grande libro della letteratura italiana. L'altro per me è il grande libro di Donizotti, tutti grandi libri, ma con qualche cosa di più come Geografia e Storia, è un libro che consiglio ai miei studenti, ricordi della scuola italiana. Cioè, se si vuole capire che cosa è il paese, la civiltà nella quale viviamo, e se si vuole leggere forse il più grande libro di fine millennio per i problemi che stiamo affrontando, proprio questi ricordi della scuola italiana. Ma la lettera che vi voglio leggere è di Donizotti a Giorgio Agosti. È una lettera senile oramai. Donizotti ha, se non sbaglio i conti, 73 anni, si ritiene anziano, è una lettera, diciamo, nella quale si lascia andare a commentare fatti di cronaca, in particolare il rapimento e rilascio di magistrato da parte delle Brigate Rosse, dall'avvio questa lettera, che poi però diventa una pagina molto importante di meditazione sul tempo che Agosti e Donizotti stanno vivendo, e sulle condizioni del paese, del quale Donizotti scrive, non dimentichiamolo mai, a degli interlocutori italiani da fuori, guardando all'Italia dall'estero. Questi due capelli sono importanti anche proprio perché mostrano in che modo e da quale prospettiva Carlo Donizotti dall'estero ha sempre tenuto un rapporto stretto, profondo con il proprio paese, con la tradizione dalla quale proviene. Se avete pazienza, la leggo e poi concludo. Caro Giorgio, ora che si è un po' allentata la tensione dei giorni scorsi, al pane quotidiano della nuova Italia siamo ormai assuefatti, non ancora ai circensi, al gioco e alla scommessa sulla vita di un uomo, magistrato, dico chi è, chiunque sia, voglio concedermi una chiacchierata delle nostre, necessariamente sempre più rare e sommesse e strisce per naturale necessità. Tempo fa
in un momento di buon umore avevo pensato che se a questo Papa, caro Voitiva, che sta scrivendo l'autore di Pieri Celaci, riusciva di promuovere e sorreggere la controrivoluzione in Polonia, a maggior ragione e più facilmente vi sarebbe riuscito, con un migliaio di pellegrini polacchi, quelli uomini, di riconquistare Roma e il patrimonio di San Pietro. Aggiungendo la statua di, poi che è corretto appena, è aggiunto, scusate, appena di gesso, la statua di gesso, non esageriamo, del venerabile Pertini ai Musei Vaticani. Questo è il cavolo di giorno, per questa ragione mi è caro, lo dico proprio con grande franchezza. Ci ho ripensato ieri e ieri là, quando la televisione, qui successivamente, mostrava quel sindacalista polacco, la Chiesa, in Vaticano, e la vana ricerca, poi il ritrovamento nel mezzo di Roma dello Stato e il giudice Giovanni Russo, risparmiato dalle Brigate Rosse, graziato dagli magnani americani. Nel frattempo, il mio buon umore si era spento. In questa ultima, fine, principio d'anno, il peso di troppo passato, di troppa vita, di troppa stanchezza e incapacità di convivere, una solitudine sempre più stretta e inutile, mi ha depresso più che mai prima. Non c'è soltanto impotenza, incapacità di fare, incapacità di capire. Ho per caso visto su un recente numero della stampa che sa. Si appella il precedente della resistenza per giustificare il rifiuto di oggi di trattare, di cedere al ricatto delle vie. Naturalmente si viene dall'esperienza traumatica, se questo è venuto morto. Pare a me che se si lasciasse in pace la resistenza, se si evitasse di farlo in qualunque paragone con l'attuale forma, inimmaginabile allora sarebbe tanto di guadagnare, storicamente e moralmente. Ma valga qui la storia. La resistenza italiana non ha esitato a trattare, a scambiare ostaggi quando era possibile e conveniente, né perciò è venuta mai meno la sua legge di una guerra senza quartiere, occhio per occhio e dente per dente, fino alla rena senza condizioni, formula impressa nella storia d'Italia come ancora si vede in Calabria nelle isole e che nessun cerchio di buona razza in più poteva illudersi di dover insegnare ai partigiani italiani. E la resistenza ha, grazie a Dio, vendicato i suoi morti. Se c'è un cliché che si imprime, lo ricordavamo ieri con Panizza, nella prosa della critica di testimoniale di Dionisotti, viene proprio da Nuto Revelli, che la scrive riformulando una canzone partigiana, che tale morte, che tale morte. Tra l'altro la relazione di Cinelli mi ha chiarito che uno dei tre de Nion con Nuto Revelli è proprio Garofi. La resistenza aveva raggiunto. Poteva farne fuori qualcuno di più degli altri, ma la resa dei conti è stata soddisfacente. Ricordo a fronte di questa frase che tuttavia Dionisotti si scontra, e si vede anche in queste lettere, ma lo fa pubblicamente, con Massimo Mila che chiede la pena di morte. Radicalmente Dionisotti rifiuta l'opzione di Massimo Mila, però si lascia andare a questa frase. Ancora oggi, così svergognati, possiamo pregiarci del fatto che nessuno dei criminali nostri è finito per la sconcia bassa di non libero. Magistrati e preti, con le loro proprie funzioni, sono tornati sulla scena da noi a posto. E forse qui è stato il primo errore, altro errore del destino e nefasto togliato, di non avere curato senza complimenti in pubblico un buon numero di magistrati fascisti. Il Tringali Casanova, ministro della giustizia della Repubblica Sociale, non doveva crepare come crepato di morte naturale nel suo letto. Comunque, la resistenza ancora in atto, ancora in guerra, che è quella cui Santo si riferisce, non ha nulla in comune, a mio parere, con l'intransigenza impotente, passiva, vigliacca degli attuali governanti, che avendo tollerato e incoraggiato l'industria mafiosa dei sequestri, della soppressione di poliziotti, giornalisti, magistrati scomodi,
tutti soppressi impunemente, avendo poi anche tollerato e incoraggiato il terrorismo, quasi fosse una malattia infantile della nostra, hanno finito col trovarsi essi stessi in prima fila esposti alla violenza senza rimedio, meritamente, vergognosamente, sempre solo. Questo cosiddetto stato italiano, se anche si porta sulle spalle della colpevole, non ha né potrebbe normalmente avere in un mondo tutt'altro nulla in comune con la resistenza e con la Repubblica del dopoguerra, della ricostruzione economica, della ricostruzione del miracolo economico, di generazioni assetate dal bisogno e dalla voglia di recuperare nella pace il troppo che si era perduto, nella servitù, nell'illusione e nella guerra. L'Italia di oggi doveva essere diversa. Ma non era fatale che fosse qual era. Questo non è il nostro Stato, come credeva e forse poteva legittimamente credere allora in un giornale come La Stampa, il povero e indendicato Casarelli. Questo cosiddetto Stato non è un sostantivo, è un participio passato. Non ho d'altra parte il minimo dubbio che un'Italia autentica e attuale esista, diversa così dall'impotente maggioranza legale come dalla potente minoranza illegale. Non si tratta, specie all'età mia di gente, ai giovani con i quali mi sono incontrato, non ho mai nascosto la mia diversa e remota origine e la mia fedeltà a quella, né ho chiesto e ottenuto altro mai che rispetto. Non ho dubbi che troveranno la loro via. Quanto a me e a quelli della generazione mia, parlo della norma, non escludo eccezioni. Credo che il nostro popolo, gli uomini attivi e responsabili in pubblico, dirigenti, consulenti, predicatori, delle cause perse, sia per legge di natura pubblica. Resta il diritto e il dovere che ciascuno compete di guardarsi attorno e giudicare e difendersi occorrendo con ogni mezzo che si può. Difendere intendo anche il nostro passato, i suoi propri limiti storici. Ce n'è davanti per questo residuo di vita. Franco Venturi, sarà, non è finita, la legge. L'ultimo terribile c'è ancora. Sarà a Roma per farsi dare i 20 milioni dell'eredità femminile. Sono contento per lui, ma non lo invidio, perché questi premi spropositati, unici al mondo, sono un aspetto marginale e innocuo della ciarlataneria dei responsabili canaglie che governano il mondo. Oggi ho guardato il nevischio dalla ho preso a dormire nella cameretta per dormire in buco per poter tossire a piacere. Statevi bene tutti, speriamo di rivederci da prima. Sempre il tuo e vostro caro. Io sono nato nel 66, quando Dionisotti scrive questa lettera ero adolescente. Questa lettera intanto è della ragione per cui sono appassionato a questo carteggio, intendo studiarlo. È un modo per imparare a essere testimoni del proprio tempo. Così. Con questa fermezza, con questa radicalità. Poi, da insegnante di storia della critica, credo che sia importante perché ci insegna a intendere molto semplicemente la ricerca storica, la critica letteraria come una forma forse la più alta di testimonianza civile, quindi per me questo è preziosissimo. E poi direi che questa lettera parla da sola, visto che insomma siamo tutti vaccinati, questa lettera e questo carteggio è un importante vaccino a non riunirci intorno a questi valori come l'ultima forma di conformismo, ma per invece imparare a guardare le cose con questa nettezza, con questa lucidità. Chiudo, proprio perché siamo nei cantieri di giustizia e libertà, per mostrarvi proprio dall'interno degli studi di Dionisotti quanto conti la formula stessa, giustizia e libertà. È cosa che è proprio impressa al cuore della sua critica e testimonianza civile, ve ne mostro un segno, nel segreto dei testi. Dionisotti scrive un magnifico saggio, mi sono dedicato agli studi danteschi, in realtà Dionisotti aveva mai scritto una lettura Dante, un saggio monografico su Dante, però
studia gli autori che tra umanesimo e rinascimento e tra 8 e 900 studiano Dante, la varia fortuna di Dante. Studia un solo commento alla commedia ed è quello di Benvenuto da Imola. È un saggio fondamentale del 79, dove osserva che quando Dante e Virgilio in purgatorio si attardano ad ascoltare Casella e Catone di Rampogna li rimprovera, Benvenuto si abbandona a dire: beh, insomma, forse Bruto stesso non si meritava la sorte di Cesaricida, quindi difensore delle libertà repubblicane di Roma, non si meritava la sorte che si è meritato al fondo dell'inferno. E deride questi due poeti, Dante e Virgilio, che per un momento scambiano il canto con il cammino, cioè si fermano davanti a Casella, rimangono ammagliati dalla poesia, invece di proseguire lungo la diritta via. Chiosa Dionisotti. Appena occorre aggiungere che, commentando il supplizio inflitto dall'inferno agli uccisori di Cesare, Benvenuto già aveva detto eccetera eccetera. Dopodiché ci basterà saltare alla fine dell'episodio là dove il brusco intervento di Catone disperde le anime rimaste in vette al canto di Casella e costringe anche Virgilio e Dante a una subitanea fuga con quella fretta che l'onestate ha ogni atto di smale. Benvenuto balza come un gatto su quei poeti che scappano. Si vedono Virgilio e Dante correre con la loro ampia toga un po' scomposti sotto la rampogna di Virgilio. Certo, l'uomo che nel giro di poche parti poteva proporre la candidatura di Bruto alla custodia del Purgatorio e far ridere Catone e ridere gli stesso alle spalle di Virgilio di Dante in sua ampia toga, quando anche non fosse buon filosofo, era un ottimo esemplare di quella razza d'uomini che tra 300 e 400 seppero confermare alla cultura italiana il diritto di prevalere per due secoli su tutta l'Europa. Così come quegli uomini che seppero salvare l'onore d'Italia con la resistenza, giustizia e libertà. Dionisotti non cita mai i tre brevetti brevi che vi cito adesso, ma che sono al cuore della ragione per cui sceglie Benvenuto. Questo è Benvenuto Chiosa a Inferno 33, 122, 126. Et fecero previa multa pro patria, pro justitia, pro libertà, contra multos reges e gentes agitato. Poi, Benvenuto Chiosa a Paradiso 18, canto della giustizia, 124, 126. Chiosa, l'espressione latina, omini, quia isti fuerunt viri militares, laborantes et certantes pro justitia, pro libertate, pro comuni bono regis. E infine, Chiosa Paradiso 10, è Boezio, perseguitato e imprigionato da Teodorico, pro justitia et libertate, usque mortem pura. Grazie.